Che poi diventa il San Luigi francese questo, eh? Allora, le prime crociate partivano da Marsiglia o da Bordeaux, però erano diventati dei porti troppo cari. E il re di Francia voleva organizzare appunto la settima crociata, ma era sconsigliato da tutti perché le casse del reame erano vuote proprio. Cosa fa? Chiede ai monaci di Psalmodi, che erano proprietari di questi luoghi, di cedere un lembo di terra sul Mediterraneo. Nasce un piccolo porto nella cittadina dove siamo andati prima, e poi nasce questa torre che è diventata l'abitazione dei re di Francia e di Spagna. Immaginate questa torre, due bicchieri, uno più grande dell'altro, doppie mura, e ci sono due stanze simmetriche, senza finestre all'esterno, vedete, non ci sono finestre, la sola finestra è quella, ma è stata aperta nel 700, e dunque nella seconda stanza, quella superiore, ci sono una decina di finestre però che danno all'interno, in modo che se venivano assaliti potevano difendersi da queste finestre. Ma come facevano a salire questo? Thank you.